Contenuti, backlink, parole chiave, SERP, feature snippet, insomma, nella SEO nel 2022 ci sono veramente tanti fattori da considerare. Ma come facciamo a sapere quali sono le cose giuste? Quali sono quelle su cui ha senso concentrarsi? Noi proviamo a rispondere a questa piccola domanda dandovi 4 trend da tenere d'occhio nel 2022. Ciao a tutti bomberoni e bomberoni, come state? Come sempre ben ritrovati in un nuovo video di SEMrush Italia. Io sono Chiara Clemente, come al solito, e oggi, come abbiamo visto nell'intro, parliamo di 4 trend da tenere in considerazione nel 2022 per cercare di fare SEO. La SEO, come penso, spero, sappiate tutti, visto che avete aperto questo video, è la Search Engine Optimization, cioè l'ottimizzazione per i motori di ricerca. Per raggiungere infatti le più alte posizioni della SERP, cioè della Search Engine Result Page, la pagina dei risultati di ricerca, Google prende in considerazione più Google, come tanti altri motori di ricerca, prende in considerazione più di 200 ranking factor, cioè fattori di posizionamento. Due però dei più grossi, di più cicciosi, di quelli che insomma contano di più, sono avere contenuti di alta qualità e originali e avere backlink, cioè link di riferimento, link che portino al nostro sito, da siti altrettanto qualitativi e altrettanto autorevoli. Quando parliamo di SEO, ci viene, diciamo, abbastanza naturale parlare di Google, perché Google è il motore di ricerca che detiene l'85% delle quote di mercato dei motori di ricerca. Usano quasi tutti Google, a parte, insomma, esigenze specifiche o parti del mondo in cui Google non si può usare. E anche se Google stessa non ci dà dei risultati, non ci dà dei numeri precisi, perché Google è un po' tutta segreta, misteriosa, stiamo parlando di più o meno 3 miliardi e mezzo di ricerche al giorno. Quindi, se qualcuno, perché lo so che l'avete sentita sta cosa, vi ha detto che la SEO è morta, vi sta dicendo una cazzata. Quindi, dopo avervi dato questo piccolo contesto in cui ci stiamo muovendo, partiamo col primo trend. Cioè, le SERP sono sempre in evoluzione. Da quando il termine è stato coniato all'inizio degli anni 2000, le SERP sono diventate sempre più complicate e sofisticate. Infatti, i modi in cui le pagine dei risultati di ricerca ci offrono i risultati alle nostre ricerche è cambiato tantissimo. E ci sono tantissimi modi diversi in cui si può mostrare la risposta ad una domanda. Abbiamo ad esempio gli annunci. Google mostra i risultati sponsorizzati nella parte superiore della pagina, perché gli inserzionisti hanno ovviamente pagato con Google Ads per essere visualizzati sopra tutti gli altri risultati. In genere vedrai annunci di testo oppure risultati di shopping in questo spazio. Gli annunci possono essere visualizzati anche nella parte inferiore della pagina, però. Poi abbiamo risultati organici, quindi qui parliamo di siti web che vengono visualizzati in modo organico quando si inserisce una qualsiasi query di ricerca. Google ha classificato questi siti in base alla loro qualità e pertinenza alle parole chiave di ricerca. Rich features. Si tratta di funzionalità visive, tipo i caroselli, la casella le persone hanno chiesto anche, i feature snippet, ma ne parleremo più avanti di questa cosa. Poi abbiamo i Google Knowledge Panel. Sono caselle informative che appaiono sul lato destro della pagina e i risultati derivano da diverse fonti che migliorano il risultato della ricerca aggiungendo dettagli supplementari. Uno sviluppo abbastanza recente che abbiamo notato è sicuramente il cambio, di come vengono mostrati i title tag, di come vengono mostrati i titoli. Infatti Google, e l'abbiamo visto nella nostra State of Search, non so se l'avete vista, una ricerca gigantesca, ve la linko nella descrizione, Google ha cambiato i titoli di quello che veniva mostrato agli utenti nei risultati di ricerca il 61% delle volte nella ricerca che abbiamo fatto noi. Google ha cambiato più di metà dei titoli. Questo cosa vuol dire? Chi se ne frega, io i titoli non li scrivo più, tanto me li cambia Google? Ovviamente no, caro amico o amica che ci guardi da casa. Vuol dire cerchiamo sempre di pensare a qual è il miglior titolo che possiamo scrivere per rispondere all'intento di ricerca del nostro utente. Poi Google fa quello che vuole e va bene, però questo non vuol dire che dobbiamo lasciare tutto in mano a Google, perché sennò è un casino, non si fa. Andiamo avanti con il secondo trend. L'esperienza utente è più importante che mai. Se siete nel marketing, nella SEO, nel digital da più di 10 minuti, saprete che Google l'anno scorso ha introdotto questa grande rivoluzione dell'esperienza utente chiamata Core Web Vitals. Li ha resi sostanzialmente obbligatori, cioè il sito deve funzionare rispondendo a 3 numerini standard che Google ci dà. Se il sito funziona peggio di così, vuol dire che il sito non funziona bene, l'esperienza utente è brutta, sai cosa faccio io? Non ti faccio vedere più a nessuno, stai relegato nel tuo mare di ignoranza, ciao. Non in questi termini, però l'idea sostanziale è quella, raga, io ve lo dico. Ci ho fatto un video tra l'altro su questa cosa, ve lo linko come al solito, apparirà intorno a me, però riassumiamo brevissimamente che cosa sono i Core Web Vitals. Largest Contentful Pane, LCP, è una metrica che misura e tiene traccia della velocità di caricamento di una pagina. Se un sito web ha un server lento o è impantanato da file, immagini, video di gigantesche dimensioni, tutto questo influirà sul tuo punteggio. First Input Delay,
feed. Questa è una metrica che tiene traccia del tempo necessario prima che qualcuno possa interagire con un elemento su una pagina, ad esempio cliccare su un link, e potrebbe ridurre la reattività del tuo sito web, quindi occhio. Cumulative Layout Shift, CLS. Questa invece è una metrica che tiene traccia della stabilità visiva su una pagina web. Ciò può essere influenzato ad esempio dagli annunci che modificano il layout del tuo sito, dagli avvisi sui cookies o da immagini che non hanno dimensioni specificate. Allora, i Core Web Vitals sono diventati un fattore di ranking, quindi non averli, a parte che prima l'ho detto in maniera un po' violenta, però veramente rischia di influenzare molto negativamente la vostra indicizzazione e il vostro posizionamento. Quindi vanno tenuti d'occhio regolarmente, non ogni settimana, però insomma se fate modifiche al sito piuttosto che sicuramente vanno tenuti d'occhio. E come vanno tenuti d'occhio? Io ve ne dico una, ad esempio andare a controllare o sul sito di Google o su SEMrush. Come si fa a migliorare questi Core Web Vitals? Vi do qualche suggerimento al volo. Ottimizza il tuo server, adotta una local CDN per accelerare la tua velocità, utilizza Minify per ridurre qualsiasi codice di programmazione che possa essere ingombrante e aggiungi sempre attributi di lunghezza e altezza alle tue immagini. Allora, se non sei un tecnico o una tecnica, magari tutta sta roba che ho detto ti sembra aramaico, no problem, ci sono due cose che puoi fare. Numero uno, chiedi agli sviluppatori tuoi che sono bravi, bravissimi. E seconda cosa, vai a controllare su SEMrush, abbiamo un report specifico dentro a Site Audit che parla proprio di Core Web Vitals, ti analizzi il sito e vedi quanto sei messo o messa bene. Allora, questi erano i due trend un po', diciamo, un po' pallosi, un po' tecnici. Parliamo un po' di creatività, un po' di robe frizzantine. Trend numero 3. Video e snippet in evidenza. Questo tipo di snippet, che viene chiamato anche posizione zero, è un po' croce e delizia di tutti i SEO, perché un po' tutti vogliono arrivare lì e un po' tutti non ci vogliono arrivare perché la gente non ci clicca poi sulle robe, la risposta è già lì e ciao bello, io sul tuo sito non ci vengo. Ma vediamo un attimo meglio che cos'è questa posizione zero e che cosa sono questi snippet. Gli snippet in primo piano possono assumere diversi formati. Possono essere un estratto di un articolo, un elenco, una definizione, un'immagine o addirittura un video di cui parliamo proprio adesso. In quanto esseri umani siamo creature visive, ci piace guardare i video, ci piace guardare le immagini, perché? Perché sono molto facili da fruire come contenuti. Lo dice la scienza, non lo dico io, che il cervello elabora 60.000 volte più velocemente le immagini o i video rispetto alle parole, quindi giusto per farvi capire la differenza che può essere tra leggere un blog post o guardare un video. Quindi tutto questo per dire che se avete un tipo di attività che si presta particolarmente alla creazione di video, o anche se non si presta, credete, provateci comunque, possono essere veramente una soluzione gigantesca che vi aiuta molto a migliorare la vostra visibilità online. Lo dico, cioè, da persona che fa i video, cioè, non è che dice, io la so sta roba, la sto provando con mano insieme a voi, capito? Tra l'altro Google fornisce, oltre al video, anche i frammenti di un video. Se li dividete per capitoletti potrete andare esattamente a rispondere all'intento di ricerca immediato, senza che l'utente si spari 10 minuti del vostro pippone, ma vedere soltanto una cosa sola. Se fai video su YouTube, tipo noi, metteteli anche sul vostro sito web, come noi li mettiamo ad esempio sul blog di SEMrush, perché questa cosa aiuterà a far ricircolare il traffico tra una piattaforma e l'altra. Pro tip, se fate i video su YouTube che sono magari di solito un po' più lunghetti, tagliateli e fatene delle clip da mettere su Instagram, da mettere su TikTok, da mettere su quello che vi pare, perché funzionano sempre alla grande. Ultimo, ma non meno importante, contenuti e intenti di ricerca. L'intento di ricerca è lo scopo della ricerca di un utente, cioè se io sto cercando iPhone prezzo è perché probabilmente voglio comprarmi un iPhone e voglio vedere quanto costa. Se io invece cerco ricetta del pollo con le patate è perché probabilmente ho voglia di cucinare il pollo con le patate e voglio vedere come si fa. Queste due cose sono diverse? È certo, una è formazionale, una è transazionale. Voglio comprare una cosa, voglio semplicemente sapere come farla. Ed è importantissimo conoscere queste differenze per creare dei contenuti che possano rispondere esattamente a quello che pensano i nostri utenti. Infatti Google si evolve e così si evolve anche l'intelligenza artificiale che cerca di pescare i migliori risultati dall'internet per darli a una persona che sta cercando una specifica cosa. Quindi quando crei contenuti devi sempre pensare a che cosa vuole la persona che secondo te li starà cercando e che cosa vuoi fornire tu a quella persona. E in che modo? Tra l'altro, lo so che sta roba l'ho già detta, lo so che la sapete già tutti, però io la ripeto, metti che qualcuno, uno nel mondo non la sa, io gliela dico lo stesso. Abbiamo un nuovo filtro che è proprio l'intento di ricerca in SEMrush, quindi se volete farvi più o meno
un'idea di come mai qualcuno potrebbe aver cercato qualcosa, così vi fate un attimo un'idea per quando create i contenuti, basta andare su Semrush, su qualsiasi tool che parli di keyword, c'è quel filtro lì, ve lo sparate, vi fate un po' i vostri ragionamenti, tutto molto interessante. Il futuro della ricerca. Cosa ho da dirvi sul futuro? Niente, perché non lo so io, non lo sai tu, non lo sa lei, non lo sanno loro, non lo sa manco Google, cioè no, forse Google lo sa, però non ce lo dici di sicuro. Insomma, andare a prevedere che cosa succederà è sostanzialmente impossibile. Quello che possiamo fare però è cercare di stare al passo coi tempi. E Google cambia molto velocemente, quindi c'è da correre, non è che c'è da stare al passo, c'è proprio da maratonare fortissimo. Questi che vi ho detto in questo video sono semplicemente 4 dei trend che secondo noi sono più importanti da tenere in considerazione per il 2022, ma in realtà anche per il 2023, ma pure 24. Poi vediamo come va, però secondo me sì. E spero che vi siano stati assolutamente il più utile possibile. Come al solito, se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi al canale. Come al solito, se avete qualcosa da dirmi, da comunicarmi, da suggerirmi, vi aspetto sempre nella sezione dei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Buona ottimizzazione!